tecnologia del trabecolo artitegno è una tecnologia particolarmente interessante la mia curiosità e la spinta a migliorare sempre, soprattutto per quello che riguarda l'ambito dell'interazione osso-protesi. Il materiale titanio è un materiale molto studiato, con molte potenzialità, ma sicuramente vedevo nella tecnologia del trabecular titanium un plus che in effetti si è rivelato tale. È una storia molto lunga, perché avevamo rapporti storici con una ditta italiana, la Lima, che è stata, per così dire, quella che ha scoperto questa tecnologia in ambito ortopedico, per cui sono venuti a proporre questa nuova tecnologia e insieme abbiamo elaborato un progetto, un'idea, e sfruttando proprio questa tecnologia la cosa più naturale era quella di affrontare l'argomento della componente cotiloidea. È una tecnologia nota da tempo. La novità consiste nel fatto che Arkam, che è la ditta leader nel settore per quanto riguarda il printing 3D partendo da polvere di titanio, era quindi in grado di utilizzare il materiale nobile che è il titanio, che in protesica è così importante. Quindi la sinergia tra Arkam, leader del settore, e un'industria dedicata alla protesica come Lima ha prodotto il progetto di cui stiamo parlando, quindi il primo cotile che è stato costruito con questa tecnologia. Naturalmente tutti questi presupposti teorici dovevano confrontarsi con la clinica, e quindi si trattava di impiantare il primo prodotto che veniva fuori da questa tecnologia e valutare anche sul piano diretto della clinica sia proprio nell'impiantabilità, nella coerenza del press fit, nello scratch iniziale, e sia poi ovvio nel lungo periodo. Ora siamo a distanza di 10 anni e possiamo dire che la sperimentazione, se così si può dire, ha portato a un risultato eccellente. Il follow up naturalmente è quello che ci avrebbe dato qualche segnale sulla funzione di questo cotile, e naturalmente nel breve periodo solo le immagini radiografiche possono restituire un'idea del fatto che ci sia un'osteointegrazione, ma noi abbiamo anche avuto la fortuna di utilizzare un sistema di TAC ad alta definizione per vedere a pochi mesi come in questi primi pazienti ci fosse già una presa diretta dell'osso che si interconnetteva nella superficie. La qualità della tenuta del materiale poroso poteva sopperire un po' a questa insufficienza di copertura anatomica. L'uso che è prevedibile e che se ne farà in futuro sarà sicuramente da trasporsi anche su altre articolazioni. È un uso particolarmente elettivo, che vede la combinazione della modellazione tridimensionale rispetto al fatto anche della micro progettazione a livello di superficie, sarà la revisione. Dal punto di vista proprio tecnico, durante il primo impianto abbiamo ricevuto subito una buona sensazione di stabilità. La paziente era una paziente abbastanza standard, ma comunque con un'artrosi molto avanzata, già trattata 10 anni prima controlateralmente con un cotile convenzionale fissato con viti. Le coppe Delta TT si sono rivelate molto utili nel nostro percorso, perché, come dicevo, soprattutto in situazioni un po' estreme come le displasie, ne abbiamo fatto un uso abbastanza esteso e continuiamo a farlo. Io ho impiantato personalmente quasi 600 di queste coppe e il mio gruppo oltre le 1500-1600, quindi è sicuramente uno dei cotili che meglio risponde a certe richieste un po' particolari, in cui è necessario un particolare grip, una tenuta, una sicurezza. A 10 anni di distanza dal progetto iniziale vediamo che la paziente sta bene, ha una combinazione anche con la ceramica che lascia presagire che questo device potrebbe anche durarle tutta la vita.
E allora, che cosa c'è di importante nel rilevare questo primo periodo di follow-up a medio termine? C'è che funziona e che quindi questa tecnologia implementata da Lima su una tecnologia Arcam, cioè questa magia delle polveri che vengono riconvertite in una trama tridimensionale, sta prendendo piede, per così dire, c'è una grossa diffusione, molte ditte del settore presentano un grosso interesse nei confronti di questa tecnologia.